Vasto incendio nel pomeriggio nella zona industriale di Caivano, in provincia di Napoli, che ha interessato la ditta Di Gennaro, che si occupa di recupero di rifiuti, compresa la plastica. In fiamme decine di balle di carta e plastica che erano stoccate nel piazzale. Subito l'intervento dei pompieri nel tentativo di spegnere le fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Napoli. Il fumo nero che si alza dalla zona è alto diverse decine di metri. Alcune settimane fa, nella vicina San Vitaliano, in provincia di Napoli, era divampato un altro incendio molto simile a quello che si è verificato poche ore fa. Ad essere interessata dal rogo, una piattaforma ecologica di proprietà dell'azienda Ambiente Spa. La colonna di fumo di Caivano è alta oltre 100 metri e si vede a chilometri di distanza. Una giornata particolare, iniziata verso le 9 del mattino, quando un forte odore di gas viene percepito in tutta via Nuova Poggioreale, strada della zona est di Napoli, nel tratto tra l'istituto di detenzione e il ponte della statale 162, ad angolo con via Domenico Aulisio. Una fuga dovuta al danneggiamento di un tubo provocato durante i lavori nel cantiere della linea metropolitana. Mediante una nota, l'azienda Italgas ha reso noto che un'impresa estranea alla società che stava realizzando perforazioni stradali ha danneggiato una condotta portante della rete cittadina del gas. Italgas è poi intervenuta con i propri tecnici in supporto dei vigili del fuoco che insieme alla polizia municipale hanno provveduto a bloccare la strada al traffico per dedicarsi alla chiusura della falla. Una giornata dura per i cittadini residenti nei vari palazzi della zona e per i commercianti che per gran parte della giornata si sono trovati senza corrente elettrica. Tanta paura, molti disagi per le famiglie e grosse perdite economiche per i negozi, ma nessun ferito. C'è stato un danno economico, ecco, per esempio per quanto concerne questa tabaccheria. Io sto dalle 9 stamattina senza poter lavorare, considerando che oggi è martedì ed è giornata di lotto, ho avuto un grosso danno. La puzza era tanta, nelle case non si poteva stare, non si respirava, poi ci sono persone comunque che sono malate, quindi ci sono bambini, quindi l'istinto, la prima cosa è stata di scendere. Il panico si è preso perché giustamente ci stavano dei bambini, ci stavano gli animali chiuso dentro, ci stavano dei vecchi, il panico si è preso perché loro non ci volevano far passare. Purtroppo siamo riusciti a passare un poco, però siamo digiuni, senza niente, senza gas, senza luce, senza niente. Se ci sono le piantine per la tracciabilità delle condutture, queste cose non accadono. Per noi è stata una giornata nera, non abbiamo venduto niente, siamo chiusi e ci stiamo solo dimettendo. Con il giro del trenino riparte la storia di Edellandia, il parco divertimenti più antico d'Italia. Nulla di diverso rispetto al passato, c'erano un tempo e ci sono ancora le statue di cartapesta, le marionette danzanti, i Dumbo regalati da Walt Disney negli anni 70. Il parco, nonostante l'apertura al pubblico di domani, si presenta al 50% chiuso per lavori in corso. Le attrazioni principali come la Vecchia America, i Tronchi, il Castello dei Pirati, il Castello Stregato e la birreria risultano coperte da pannelli next opening e transennate da impalcature di lavori in corso. Aperte soltanto le giostre per i bambini, il tiro a segno e qualche chiosco per consumare pizzette o graffe, queste ultime non più prodotte a mano ma affidate ad una nota pasticceria della città. Insomma, chi si attendeva a un parco innovativo con nuove attrazioni 3.0 è rimasto deluso. Edellandia per ora non potrà competere per appeal e offerta di giochi e infrastrutture con i grandi parchi gioco italiani. Il sindaco De Magistris, a margine della conferenza stampa di apertura, ha espresso la sua soddisfazione per la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti e per aver recuperato un pezzo importante della città finito nell'oblio. Sono davvero soddisfatto a nome mio personale, dell'amministrazione, ma credo dell'intera città, perché pochi luoghi a Napoli identificano il legame tra la famiglia e la città come Edellandia. Tantissime generazioni, compreso la mia, sono passate di qui. Provo soddisfazione, devo dire, molto anche per i lavoratori. Io, come sono entrato, ho ricordato l'immagine di molti anni fa, quando ci fu un'assemblea popolare improvvisata all'ingresso e la disperazione di questi lavoratori, lavoratrici, delle loro famiglie per la perdita di lavoro.
Due volumi che rappresentano il risultato degli approfondimenti scientifici e dei contributi operativi sviluppati nell'ambito della prima edizione del corso di formazione manageriale per direttori generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, attivato dalla Regione Campania e realizzato dal Formez SPA. Nella sede della Regione Campania il corso di aggiornamento per i manager della sanità regionale. La pubblicazione è composta da due volumi, il management sanitario e proposte di innovazione e cambiamento del servizio sanitario regionale, che raccoglie i project work elaborati dai discenti. L'importanza della formazione per Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Napoli Federico II. Un'occasione di riunire tutto il management organizzativo e di gestione della sanità in un'unica aula. Abbiamo avuto questa possibilità di formare circa 100 manager o aspiranti tali che in tre aule contemporanee sono riusciti a fare non solo di scienza ma anche lavoro di gruppo. Il valore aggiunto di questo corso, che per la prima volta ha visto la luce in Campania, è quello di aver poi prodotto il libro di testo. In realtà è un'opera che si compone di due volumi. Il primo è la somma dei contenuti teorici del corso, quindi si propone come proprio un autentico libro di testo di management sanitario. Il secondo invece è la raccolta delle esperienze dei discenti, quindi dei lavori in campo che potranno, se applicati, portare un grande valore aggiunto al valore della sanità campana. Un piccolo gesto che può servire a salvare la vita di tante donne che subiscono violenza. È l'obiettivo di Start, l'azienda leader nella vendita di energia, che anche quest'anno è scesa in campo per aiutare il mondo del sociale. A beneficiare quest'anno della donazione, l'associazione di Carla Caiazzo Io Rido Ancora, creata dalla donna putiolana dopo essere rimasta vittima di un vile atto di violenza da parte del suo ex fidanzato. A spiegare il perché di questa iniziativa il presidente di Start, Andrea Diffido. Per me la donna oggi è una marcia in più, è un valore aggiunto e deve essere rispettata per, diciamo, tutte le i valori che ha e che quotidianamente insegna a tutti noi. E a prescindere dal discorso lavorativo, noi ci teniamo alle donne in generale, anche per un percorso che stiamo facendo con l'azienda, appunto proprio no alla violenza contro le donne. Soddisfatta per l'evento, Carla Caiazzo, che precisa. Mi fa piacere che, insomma, possiamo cominciare ad integrare un po' di storie forti, e che ovviamente, al di là della mia vicenda, ogni donna combatte ogni giorno con problematiche sia sul lavoro, per strada, insomma in famiglia. Alla manifestazione condotta da Gigi Rossa ha preso parte anche l'assessore al welfare del Comune di Napoli, Roberta Gaeta. È una grande opportunità, ma anche una grande occasione di parlarne in un modo un po' diverso e per sostenere anche un'associazione, che è un'associazione importante, grazie alla cui testimonianza, quella appunto di Carla Caiazzo, noi possiamo raggiungere davvero tante persone. Fanno fronte unico i partiti di opposizione in Consiglio Comunale contro il mancato passaggio in aula della delibera sul nuovo contratto di servizio stilato tra il Comune e la Napoli Servizi per la gestione del patrimonio. Dopo la bagarre in aula di ieri, i capogruppi del PD, del Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e prima Napoli hanno convocato un incontro con la stampa per denunciare il colpo di mano da parte della Giunta. Con la pregiudiziale le opposizioni chiedevano infatti che l'atto relativo al nuovo contratto di servizio tra il Comune e l'azienda partecipata Napoli Servizi, che conta 1700 lavoratori, fosse portato in aula come atto di proposta al Consiglio e non come atto di Giunta. Pregiudiziale che in aula ha trovato poi il fermo no dell'amministrazione. Presenti alla conferenza Filippo Arienzo del PD, Matteo Brambilla dei 5 Stelle, Andrea Santoro di Fratelli d'Italia e Vincenzo Moretta di Prima Napoli. Il tema non è tutelare a tutti i costi dicendo che va bene, ma mettere in campo un'azione che farà sì che andrà bene sempre, perché queste 1700 persone possono lavorare, ma anche secondo un principio di economicità che il Comune deve perseguire, perché noi abbiamo bisogno di risorse da investire per la città, per i servizi, non di strapagare cose che poi non possiamo strapagare perché verrà qualcuno a dirci che quei costi sono fuori
sono fuori i parametri del mercato. Questa delibera cosa fa? Mette a disposizione delle risorse per i singoli dipartimenti, per i singoli dirigenti, che si assumono una responsabilità di scrivere nero su bianco che questo servizio può essere affidato o meno a Napoli Servizi sulla base di ricerche di mercato o di parametri verso Consip o MEPA. Questo dice questa delibera. Questo vuol dire che probabilmente poi, una volta affidato il servizio, tra un mese e due mesi, quando arriveranno le fatture dei lavori effettuati da Napoli Servizi, qualcuno potrà dire che non sono congrui rispetto al mercato e bloccare tutto. Bisogna ripristinare il rispetto delle norme e noi come Fratelli d'Italia siamo al fianco di tutte le altre opposizioni per rivendicare quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale e il rispetto delle leggi. La preoccupazione che abbiamo posto noi crea un precedente non indifferente. Se dovesse passare la logica di come è stata impostata per la delibera della Napoli Servizi, per la convenzione della Napoli Servizi e il contratto di servizi, perché sono due cose separate. La convenzione è un organismo, è un qualche cosa che stabilisce la funzione della partecipata e necessariamente deve passare per il Consiglio Comunale. Anna Lombardo, Ferdinando Catuogno, Giosuè Perna sono gli operatori della Croce Rossa Italiana che il 23 maggio 2018, vivendo appieno la propria missione, hanno sventato il tentativo di suicidio di una persona, mettendo tutto il proprio impegno per scongiurare il gesto estremo. Un atto che il Consiglio regionale della Campania ha voluto celebrare premiando con una targa i tre operatori, un modo per ricordare coloro che ogni giorno si impegnano per la salute dei cittadini, come ha ricordato la Presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Gli episodi negativi, che pure ci sono e quando ci sono vanno stigmatizzati, rappresentano una piccola parte rispetto ai tanti gesti di solidarietà, alle tante competenze che sono in campo, al sacrificio che tanti operatori fanno, compresi quelli del 118, che in una città come Napoli più volte sono aggrediti, che spesso in maniera sbagliata vengono, su di loro si sfogano le tante contraddizioni di chi vive difficoltà di salute e soprattutto delle loro famiglie, che dovrebbero invece capire che avere fiducia negli operatori della sanità, lavorare insieme con loro, può migliorare la qualità della sanità nei nostri territori. Francesco Emilio Borrelli, consigliere di Davvero Verdi, ha ricordato i rischi e le violenze alle quali, purtroppo, sono stati soggetti negli ultimi tempi gli operatori del 118. Voglio ricordare che in alcune case loro aiutano e soccorrono le persone, mentre altre persone le aggrediscono, addirittura gli dicono cattive parole, addirittura gli sputano addosso. E loro, pur di salvare quella vita, fanno finta che non sta succedendo niente. Ecco, a queste persone va riconosciuto onore e merito. Noi ci auguriamo di poter riconoscere sempre più casi di questo tipo, mentre vanno colpiti senza alcuna remora chi nella sanità non fa il proprio dovere e anche coloro che in modo incivile rendono difficile l'attività del 118. Tutto pronto a Positano per la 15ª edizione del Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, diretto da Gerardo D'Andrea e in programma da domani al 7 agosto. Un cartellone di 13 giorni per 16 rappresentazioni che si inaugureranno nel nuovo anfiteatro Piazza dei Racconti, realizzato in piazzetta della Chiesa Nuova. Ridere, riflettere, commuoversi, queste le qualità che da sempre caratterizzano il festival, così Gerardo D'Andrea. Venire a Positano in quella bellezza straordinaria e vedere quest'opera che si trova a due passi dal mare, a due passi dai giardini di Positano e sotto quella famosa stupenda cupola monumentale della chiesa madre di Positano, vale ancora una volta un viaggio. E poi dalla serata di gala che si svolgerà al teatro a tutto il giro che noi faremo per i luoghi più belli di Positano, noi arriveremo anche a un luogo lì parlati, la cui piazza, sapete come si chiama? La Bellina. Ci sarà una ragione se la chiamano così. La rassegna si aprirà con un omaggio dedicato a Edoardo De Filippo e alle canzoni di Raffaele Viviani, con il recital di Antonella Morea. Vincitore quest'anno del premio Annibale Ruccello, Gianfelice Imparato, che ritirerà il premio nella prima serata del festival. Una bella soddisfazione, è un onore per me ed è anche
un ricordo carissimo, quello di Annibale, che era mio concittadino e amico. E purtroppo nell'86 ci lasciò. Per me è emozionante ricevere un premio intitolato a lui.